Credo che siano davvero poche le persone in Italia che non abbiano mai avuto in mano un libro con il simbolo dello struzzo, emblema della casa editrice Einaudi, ma anche di una parte importante della nostra storia culturale. Io rimango ammirato, ripensando al concentrato di talento e intelligenze che si era riunito intorno all'iniziativa che Giulio Einaudi aveva avviato nel 1933 a Torino. Cesare Pavese, Norberto Bobbio, Leone Ginzburg, Massimo Mila, tutti insieme, così come erano stati insieme allievi dello storico liceo classico D'Azeglio di Torino. Da allora e ancora oggi, nonostante le tante trasformazioni del mercato editoriale, Einaudi ha continuato a essere un collettore di qualità e nella sua squadra figurano alcune tra le firme più importanti della letteratura contemporanea. Ma c'è un qualcosa di più per chi è nato a Torino o per chi come me ci ha vissuto tanti anni. Einaudi per i torinesi vuol dire anche un motivo di orgoglio, perché è parte dell'identità di quella città e del contributo alla storia culturale del nostro paese, di cui è stata a lungo un motore importante.